Alle rassicurazioni non sono seguiti i fatti, dunque a pochi giorni dal paventato sgombero di massa è giunto il momento dei gesti eclatanti e della ribellione civile per gli inquilini delle case ex Ermellini di Ostia, vittime di un contenzioso tra la proprietà e il comune di Roma. Ieri pomeriggio un nutrito gruppo di residenti ha bloccato la circolazione in via Domenico Baffigo all'ingresso del quartiere. Ci stiamo ribellando, ovvio, perché la casa preme a tutti, è un diritto nostro averla. E avevano promesso un tavolo tecnico entro domani. Questo non c'è stato. Ieri è venuto alla Castiglione, anche al Campidoglio, ennesime parole buttate proprio al vento. Ci hanno preso in giro a tutti quanti. Vogliamo delle risposte, vogliamo le nostre case. Noi abbiamo il diritto di avere le nostre case. È impossibile che a tuttora oggi non sappiamo noi il 12 che facciamo, dove andiamo. È assurdo. Ovvio che la gente incomincia a ribellarsi, ovvio che blocchiamo l'ordine pubblico, blocchiamo i lavori, ovvio. Qualcuno deve dare le risposte, qualcuno deve fare qualcosa. Io sono pronta pure a tagliarmi la gola per casa mia. Sono 50 anni che stiamo qua, ma potevo andare in mezzo alla strada. A me non mi sembra proprio giusto una cosa del genere, eh. Cioè, che fastidio diamo noi? Qui c'è gente, veramente brava gente, che paga l'affitto. C'è sta pure chi non paga perché stanno impicciati, che non trovano lavoro, ma no perché non vogliono pagare l'affitto. Cioè, non possono mandare via noi per far entrare i rom o per far entrare altra gente che sta in residence. Ma come funziona? Ma non andiamo in mezzo alla strada? È stata bene allo Stato questa situazione per tanti anni, e quando andavamo a fare richiesta per poter portare la nostra residenza ci è stato dato sempre l'ok. Allora, negli anni hanno fatto come hanno voluto, non hanno impedito la cosa nell'immediatezza. Dopo tanti anni, laddove i nostri figli hanno scuole, amicizie e quant'altro, e poi dove ci sbattono? Siamo tutti poveracci, dove non abbiamo una lira, non ci possiamo permettere un affitto. Dunque, vediamo soprattutto donne oggi qui. E certo, perché dobbiamo dare un futuro ai nostri figli. Se ci tolgono pure casa, tanta dignità già ci hanno tolta. Che aspettiamo? Che ci tolgono pure casa? Oggi allora ci arrestassero tutti, così ci dicono dove mannà, perché siamo stanchi. Se ne è parlato molto in questi giorni, però fatti No, ci hanno finora. preso, scusate il termine, solo per culo, perché abbiamo occupato un Campidoglio, hanno lavorato la nostra, diciamo, il nostro progetto, e niente, non ci hanno dato risposta. È venuta la Castiglione, ci ha preso in giro come al solito, e noi adesso vogliamo delle risposte e basta, perché non usciremo da casa. Questa mattina in tanti sono tornati a manifestare sotto la sede del decimo municipio e l'aula è stata simbolicamente occupata in segno di protesta. Siamo a fine gennaio, ha commentato la consigliera d'opposizione Maria Cristina Masi, e ancora l'amministrazione non è riuscita a fornire risposte adeguate agli abitanti che temono di essere sgomberati.